Vabbè, le mostro 4-5 libri, d'accordo? E poi lei mi dirà quale le ispira di più, perché non ho troppo tempo. Stiamo per chiudere, quindi insomma. Ok. Questo, lei sa che vendiamo libri usati, vero? Ok. No, perché non mi sa. Va bene, va bene. E questo è molto bello, si chiama La verità sul caso Erika Bert, di Joel Dicker, uno scrittore molto giovane e molto famoso. Questo è stato il suo romanzo, diciamo, più venduto. Se hanno fatto anche un film, no, non mi ricordo se è un film o se è di un. Comunque, il protagonista è Marcus Coleman, che è uno scrittore, e fondamentalmente lui indaga sull'omicidio di una ragazza, è avvenuto molti anni prima, per cui è stato accusato un suo professore. Adesso leggo un attimo, si legge dalla copertina. Nola Kellergan, una ragazzina di 15 anni, scompare misteriosamente nella tranquilla cittadina di Aurora, New Hampshire. Le ricerche della polizia non hanno alcun esito. Primavera 2008, New York, Marcus Goldman, giovane scrittore di successo, sta vivendo uno dei rischi del suo mestiere. È bloccato, non riesce a scrivere una sola riga del romanzo che da lì a poco dovrebbe consegnare al suo editore. Ma qualcosa di imprevisto accade nella sua vita. Il suo amico professore universitario Eric Bert, uno degli scrittori più stimati d'America, viene accusato di aver ucciso la giovane Nola Kellergan. Il cadavere della ragazza viene infatti ritrovato nel giardino della villa dello scrittore a Goose Cove, poco fuori Aurora, sulle rive dell'oceano. Convinto dell'innocenza di Eric Bert, Marcus Goldman abbandona tutto e va nel New Hampshire per condurre la sua personale inchiesta. Marcus, dopo oltre 30 anni, deve dare risposta a una domanda: chi ha ucciso Nola Kellergan? E naturalmente deve scrivere un romanzo di grande successo. Sono
ne so 770. Neanche per una vacanza sono sufficienti, una settimana normale, insomma. Altrimenti posso avere qualcosa. Vediamo un Dan Brown famosissimo, avrà presente sicuramente il codice Vinci. No, vabbè, comunque non ce l'abbiamo. Appunto, dall'autore del codice da Vinci, Dan Brown. Lui ha scritto molti libri famosi. Nulla. Zero. In che mondo ha vissuto fino ad ora? Ok. Vabbè. Appunto, questo si chiama Il simbolo per tutto. Ecco. Ciò di cui parla. Protagonisti di questo scrittore, cioè il protagonista ricorrente di questo scrittore qui è Robert Langdon, abbastanza famoso devo dire. Robert Langdon, professore di simbologia ad Harvard, viaggia per Washington, è stato convocato d'urgenza dall'amico Peter Solomon, uomo potentissimo affiliato alla massoneria nonché filantropo, scienziato e storico, in una conferenza al Campidoglio sulle origini esoteriche della capitale americana. Ad attenderlo c'è però un inquietante fanatico che vuole servirsi di lui per svelare un segreto millenario. Langdon intuisce qual è la posta in gioco quando all'interno della rotonda del Campidoglio viene ritrovato un agghiacciante messaggio, una mano mozzata con il pollice e l'indice rivolti verso l'alto. L'anello istoriato con emblemi massonici dell'anulare non lascia ombra di dubbio. Non capisce di avere solamente poche ore per ritrovare l'amico. Viene così proiettato in un labirinto di tunnel e oscuri templi dove si perpetuano antichi riti iniziatici. La sua corsa contro il tempo lo costringe dal fondo a tutta la propria sapienza per decifrare i simboli che i padri fondatori hanno nascosto tra le architetture della città, fino al sorprendente finale. In questo nuovo capitolo del fenomeno mondiale che è stato Il codice da Vinci, Dan Brown dimostra anche una volta di essere immesso nel nuovo thriller. Il simbolo per tutto è una corsa mozzafiato che si snoda ritmo incalzante in una selva di simboli occulti, codici enigmatici e luoghi misteriosi. Respira. Anche questo fantastico, meraviglioso. Andiamo avanti. Questo è meraviglioso, non può non piacere. Mi rifiuto. E ho un prezzo speciale, solo 5 euro. Quindi super, super, super conveniente. Ha Donato Carlisi è il re dei thriller, almeno italiano, è veramente bravissimo, tiene con il fiato sospeso. Io sono grandissima fan, personalmente, di Donato Carlisi, ed è assurdo che lei non lo conosca. Tipo, avrei sottoperto questo tempo seriamente. Ok, ecco un attimino la trama. Qualcosa di sconvolgente è accaduto, qualcosa che richiede tutta l'abilità degli agenti della squadra speciale guidata dal criminologo Gaviglia. E il loro nemico che sa assumere molte facce, che li mette alla prova in un'indagine in cui ogni male svelato porta con sé un messaggio, ma soprattutto li costringe ad affacciarsi nel buio che ciascuno si porta dentro. Sarà con l'arrivo di Mila Vasquez, un'investigatrice specializzata nella caccia alle persone scomparse, che gli inganni sembreranno cadere uno dopo l'altro. Ma un disegno oscuro è in atto, e ogni volta che la squadra sembra riuscire a dare un nome al male, ne scopre un altro.
Thank you.